Responsabilità medica, errore medico. Allorché una struttura sanitaria pubblica sia stata condannata a risarcire il danno subito da un terzo, da un paziente, a causa dell'errore medico commesso da un medico o altro soggetto che fa parte del personale sanitario, in questo caso nei confronti del responsabile, sono esperibili due tipi di azioni. In primo luogo vi è l'azione di responsabilità contabile per danno erariale indiretto subito dall'azienda sanitaria pubblica in relazione alla perdita patrimoniale per aver dovuto pagare il terzo danneggiato. E poi l'azione ordinaria di responsabilità civile che l'azienda sanitaria pubblica può esercitare agendo in rivalsa nei confronti del medico per recuperare quanto abbia dovuto pagare. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza a sezioni unite del 26 giugno ultimo scorso, ha chiarito come si tratti di due azioni completamente autonome, distinte e separate, che possono essere espletate in parallelo. Infatti, l'azione di responsabilità contabile corrisponde all'interesse pubblico e al buon andamento della pubblica amministrazione ed ha una funzione prettamente sanzionatoria, mentre invece l'azione di rivalsa è una ordinaria azione di responsabilità civile che è finalizzata ad ottenere il ristoro del danno subito.